un'eclissi lunare è un fenomeno ottico durante il quale la Luna si immerge nel cono d'ombra prodotto dalla Terra. È per questo motivo che le eclissi di Luna si manifestano solo durante la Luna piena. Nell'eclissi lunare il Sole, la Terra e la Luna si trovano allineati in quest'ordine. A seconda che il corpo sia oscurato in toto o in parte, si parla di eclissi totale o parziale. C'è poi l'eclissi anulare, quando il disco occultante oscura totalmente la sorgente luminosa, ma l'osservatore vede una porzione maggiore di forma anulare di quest'ultima, perché si trova a una distanza maggiore della fine del cono d'ombra. L'ultima eclissi lunare totale è avvenuta il 28 settembre 2015 in Italia, è stata visibile dalle 2.12 fino alle 4.10. Dunque, la Luna in eclissi è certamente un fenomeno che, osservato anche dalla città, lascia comunque un'impressione forte. Questo lo dico perché noi siamo completamente sensibili, anzi personalmente non smetto mai di sensibilizzare riguardo al problema dell'inquinamento luminoso. Devo dire però che l'eclissi di Luna, fermo restando che è bene osservarla stando a riparo dalle luci per apprezzarne ancor meglio la fievole e delicata tonalità rossastra, può essere vista in modo superlativo anche dalle città. Anzi, mi piace in tal senso citare proprio questo evento importante che si terrà a Roma il 27 di luglio, organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Parco archeologico del Colosseo e dal Virtual Telescope Project, che predisporranno proprio sul Foro Romano, sul Palatino, con l'affaccio verso il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio e l'Arco di Costantino, per permettere da lì la visione. Ecco, voglio dire, in quel caso proprio il contesto straordinario, preziosissimo, di grande valore archeologico, storico e culturale, renderà la memorabile eclissi di qui sopra ancor più indimenticabile. Quindi ecco, chi vorrà potrà magari unirsi a noi in quel luogo straordinario e dare un'occhiata anche con i nostri telescopi. Però ribadisco, chiunque abbia desiderio di dare un'occhiata a una meraviglia naturale assoluta, anche dal proprio balcone, dal terrazzo consueto, lo faccia, perché sarà un'esperienza davvero bellissima. Il 27 luglio ci sarà l'eclissi di luna più lunga di questo secolo, con un periodo di oscuramento totale di 1 ora e 43 minuti. Il tutto dipende dalla distanza tra Terra e Luna, che il prossimo 27 luglio sarà massima, pari a circa 406.000 km. La Luna si troverà in apogeo, il punto della propria orbita più distante da noi, e si muoverà più lentamente rispetto a quando si trova più vicino alla Terra, rimanendo così per 103 minuti completamente all'interno del cono d'ombra. A rendere questa eclissi ancora più particolare ci sarà anche una caratteristica colorazione rossastra della Luna, dovuta all'assorbimento della luce solare da parte dell'atmosfera terrestre. La presenza nella stessa porzione di cielo di Marte, anch'esso in opposizione rispetto al Sole, sarà più facilmente individuabile proprio grazie all'assenza della luce riflessa dalla Luna. L'appuntamento è per il 27 luglio alle 21, quando la Luna farà il suo ingresso nel cono d'ombra terrestre. L'oscuramento totale durerà invece dalle 21.30 alle 23.13, con il picco che si raggiungerà alle 22.22. Per chi vorrà continuare l'osservazione, la Luna sarà nuovamente piena e senza ombre alle 1.28 del 28 luglio. Il già notevole spettacolo della Luna rossa sarà reso ancora più affascinante dalla concomitante opposizione di Marte. Il pianeta rosso raggiungerà l'opposizione mentre sarà prossimo alla sua minima distanza dal Sole, che ne identifica la condizione ideale di visibilità, la migliore da quella storica dell'agosto 2003. Quella del 2018 sarà una grande opposizione. Non va poi dimenticata la possibilità di osservare Venere, Giove e Saturno. Quella del 27 luglio, insomma, promette di essere una serata astronomica straordinaria.